Ciao ragazzi e benvenuti a questa puntata di Guitar Tube. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere mi piace al video e seguirci su Instagram e Facebook. Eccoci qua. È ovvio che oggi, come avete visto dall'intro, parliamo del grande Jimi Hendrix e del suono di Jimi Hendrix. E poi ovviamente ci sposteremo sui due altri chitarristi che hanno seguito quel filone, ossia Steve Ray Vaughan e poi di recente John Mayer. Allora, una cosa importante, siccome nel video precedente sul suono di The Edge mi avete chiesto puoi trattare il suono di questo chitarrista piuttosto che di quest'altro, bene, io appena avrò tempo mi ci metterò. Anche qui, in questo caso, se volete che io tratti il suono di un determinato chitarrista, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Dunque, il suono di Jimi Hendrix, io ho voluto usare davvero pochi pedali per creare il suono di base, non ho potuto usare il wah-wah che ce l'ho sulla pedaliera, è tutta cablata, tra un po' mi serve per suonare dal vivo, quindi non ho staccato nulla, ma diciamo il suono di chitarra e ampli con tre pedali, diciamo, riuscire a ottenere il suono di Hendrix, di Steve Ray Vaughan e quello di John Mayer. Quindi ho deciso di usare pochi pedali, non perché non ne abbia, perché di pedali ne ho, sulla mia pedalboard c'è tutto quello che mi potrebbe servire, ma volevo rimanere, intanto escludere tutta la parte digitale, perché per questi sound davvero c'è bisogno di analogico puro, perché bisogna essere aggressivi, cioè il suono deve essere sporco, tra virgolette, e molto selvaggio. Questa è la pedaliera, questi sono gli effetti, vedete, digitale, analogico, c'è tutto, però per questa puntata volevo cercare anche per voi farvi capire cos'è importante per tirar fuori il suono di Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughan e di John Mayer con un ampli. La chitarra ovviamente hanno tutti e tre in comune l'uso della Stratocaster, quindi non c'è problema. Ho voluto tenere tutto più semplice possibile usando 3/4 pedali. Partiamo dall'Analog Man, il Sunface NKT, che ci tengo a dire l'ho pagato, non sto facendo pubblicità, sai che sto pedale suona davvero bene, soprattutto per fare questo tipo di cose. Allora, chitarra entra nell'Analog Man, entra nel Tube Screamer, l'Ibanez Tube Screamer, quindi un pedale che potete avere tutti a casa. Questo però, ragazzi, è la chiave, cioè non c'è roba economica, non ci sono cinesi che suonano così, non c'è pedaliere digitali che possono emulare l'Analog Man, o comunque un fuzz nel funzionamento, vi farò vedere il perché. Stereo Flanger, che lo volevo usare perché non ho l'Univibe, che sarebbe uno dei pedali che in teoria dovrei avere, ma non ho perché costa l'occhio della testa e ancora devo aspettare per averlo. Quindi lo Stereo Flanger, ma alla fine ho deciso di usare la modulation del Miss Delayette perché non mi colpisce il segnale della chitarra, ma è solo sul reverbero, in questo caso sull'eco. Quindi tre pedali fondamentalmente. Da lì esco e vado nel mio ampli. Qualcuno mi ha chiesto l'altra volta sul video di The Edge, ma che settaggi hai usato sull'ampli? Allora, io posso dirvi anche i settaggi che uso sul mio ampli, ma tanto a parte che questo ampli non è commercio, quindi ogni ampli lavora a suo modo, cioè se io ti dico uso questa equalizzazione, la usi sul Marshall, hai un sound, se vai su un Fender ne hai un altro, quindi a orecchio dovete farvi un suono che sia bello bilanciato, perché poi il grosso, come vi farò vedere, lo fa l'Analog Man. Ma partiamo, intanto il mio suono clean, proprio clean clean, è questo qua, cioè stacco anche il delay. Che deve essere semplicemente bilanciato, né troppi alti né troppi bassi, insomma quello che sentite. Mettiamo il reverbero. Meglio l'eco. Leggermente dietro, ma questo perché devo usare questo perché non ho il reverbero a bordo della testata. Quindi questo è il suono. Ora sentite, vi faccio sentire, partiamo da Jimi Hendrix, l'intro di Hey Joe. Se dovessi farlo con questo tipo di suono dovrei spingere tantissimo sull'ampli e dovrei avere dei volumi incredibili, perché dovrei mandare in saturazione sia la parte pre che la parte finale, e questo è un altro dei concetti per cui uso l'Analog Man. L'Analog Man riesce a darmi la botta di un amplificatore tirato per il collo, senza però avere volumi che mi ammazzano. Allora, in teoria molti cosa fanno? Mettono l'overdrive quando fanno Hendrix, fanno questa cosa qua.
abbassiamo un po' il gain e ma non è così il suono. Vedete che intanto il TS9 c'ha sta sulle medie, che è fastidiosa. Sentite qua col Sunface. Questo è il suono del Sunface aperto, ma io vado in, lo uso in modalità clean up, quindi volume a 8 della chitarra. Rifaccio Hey Joe e sentite. Cioè, una botta di suono, ma il volume è simile, non è che è più alto. Ci sto anche parlando, guardate. Ci parlo e ci suono. Quindi sentite la differenza, ok? Che è questa la cosa basilare. L'Analog Man mi tira fuori le frequenze medio-alte, mi mantiene le parti basse della chitarra anche, e quindi c'ho sto suono bello grosso pieno sul break up dell'overdrive. Non usate il wah-wah, anche se è un effetto, una parte importante di Hendrix, ma adesso non volevo concentrarmi su il pezzo di Hendrix suonato col... no, quello è un classico, ok? Volevo concentrarmi sul sound, tirar fuori il giusto suono, poi gli effetti che potete aggiungere, l'univibe e il wah-wah sono... è qualcosa in più. Il grosso lo fa questo pedale qua. L'altra cosa molto importante è che se usate il wah-wah dovete mettere sempre l'Analog Man per primo, è il primo pedale della catena, ok? Quindi Analog Man, wah-wah e poi tutto il resto, l'overdrive, il vibe e poi il reverbero, se usate il reverbero o il delay, insomma. Usando la stessa pasta per Stevie Ray Vaughan vedrete che la compressione naturale dell'Analog Man mi consente di avere quella pacca classica del suo shuffle. Eccolo qua, questa compressione qui, se io aggiungo un po' di overdrive, ok? Quindi questo è il grosso che potete ottenere, infatti TS9. Oppure, come vi dicevo, dovete sparare con l'amplificatore per ottenere poi la compressione naturale delle valvole. Ma siccome non possiamo usare questi tipi di volume, soprattutto se si suona in un locale, ecco che l'Analog Man fa il grosso del suono. Stessa cosa, se andiamo a vedere John Mayer, che ha un suono simile a loro, però molto più raffinato, usando toni e volume della chitarra, questo è il mio suono, che clean sarebbe così, apro tutto, do un po' di reverbero, ma è troppo da fighetti questo, ok? Anche lui comunque usa clean up e lo vedete che lui usa sempre il volume, regola tutto dal volume della chitarra. Poi in alcuni brani ha il suono magari tanto clean, però diciamo di base. Troppo aperto, chiudo un po' i toni. Vedete che è bello soft. Se voglio aprire, ok, anche sul pick up al ponte che si apre, ma se voglio avere proprio il suono tipo Hendrix, però un po' più raffinato come lo usa lui, ecco qua, apro il tono, volume lo abbasso un filo, armoniche che se vado a chiudere il tono le perdo.
aperto. Toro chiuso. Dipende da come volete suonare. Contate che al netto di tutta la strumentazione che possono suonare, poi è tutto, cioè sono chitarristi che usano tantissimo la mano, quindi il suono ce l'hanno qui nelle mani, e lo strumento è sempre, sono sempre lì a toccare volumi, toni, per cambiare i selettori, perché una cosa è se io suono la stessa frase così, tono aperto, tono chiuso, se voglio essere più dolce nel fraseggio, più aggressivo. Si apro. Apro ancora un po'. Quindi guardate quante sfumature, semplicemente suonando più piano. Ecco perché il digitale in questo caso è... Io ve lo sconsiglio. Eccolo qua, vedete? Chiudo il tono. Se lo apro col tono chiuso. Quindi volume aperto, tono chiuso. Volume aperto, tono aperto. È bello aggressivo. Chiudo il tono. E anche tutto il fuzz aperto e diventa molto più dolce. Bene. Avete visto le soluzioni anche usando pochi pedali? Perché ora, lasciando perdere i mostri sacri che abbiamo citato, quindi Hendrix, Steve Ray Vaughan e John Mayer, la puntata ve l'ho citata proprio sul suono e volevo farvi sentire proprio le differenze, quanto sono forti usando anche pochi pedali, ma usando volumi, toni, perché queste cose qui, una volta che voi ne diventate padroni, riuscirete a mettere nel vostro modo di suonare e crearvi il vostro di sound. Perché, ok, io sto facendo queste puntate sui suoni dei chitarristi, qualcuno mi ha chiesto Marty Friedman e non potrò mai fare perché io non ho l'attrezzatura per fare heavy, non ho né le chitarre né gli ampli. Dovrei comprare l'attrezzatura adatta per quel tipo di chitarrista, che è troppo lontano da come suono io. 20 anni fa avevo quel tipo di strumentazione, adesso non ce l'ho più. E quindi, siccome non mi interessa dover suonare tutti i generi, mi interessa avere la strumentazione che sia abbastanza versatile da muovermi in quel tipo di genere. Ok, rock, blues, un po' jazzy, ecco, questo è il è pop, diciamo. Poi, l'altra cosa, mi avete chiesto Andy Summers, che sono tutte cose, ecco, quelle sono tutte cose abbordabili per la strumentazione che ho. E pian piano farò anche gli altri chitarristi, David Gilmour. L'unica cosa che ovviamente serve tempo, perché per trovare il sound giusto con poca roba, perché certo che se vado ad usare le stesse cose ci metti poco ad ottenere lo stesso suono, ok? Però devo trovare i pedali giusti che, con cui riprodurre la maggior parte del sound, o meglio il sound di base di quel chitarrista, e farlo suonare in maniera reale. Insomma, spero che vi sia piaciuta la puntata, a me non resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata e insomma continuate a seguirci. Ciao ragazzi, alla prossima!